Il tema di stasera è Essere Germania, che nel numero di Limes ad essa dedicato viene definita la grande sinfonia incompiuta della geopolitica europea, come la decima di Beethoven. Parleranno di questo, ma non solo, i nostri prestigiosi relatori, che passo a presentare. Niklas Wagner, capo ufficio politico dell'ambasciata tedesca a Roma, Elda Morlicchio, rettrice dell'Università di Napoli, l'Orientale, Dario Fabbri, giornalista e consigliere scientifico della rivista Limes, Andrea D'Onofrio, professore di storia contemporanea all'Università Federico II e presidente della Società Italiana di Storia Contemporanea Area Lingua Tedesca, Maria Carmen Morese, direttore dell'Istituto Goethe di Napoli. Per chi fosse interessato a vedere o rivedere tutti i nostri incontri, abbiamo aperto un canale su YouTube. Il link è anche riportato sulla pagina Facebook del Limes Club di Napoli. E per questo, e non solo per questo, devo ringraziare il CNR, l'Istituto sulle società, di studi sulle società mediterranee, e in particolare la dottoressa Fiorella Liotto. Prima di passare la parola agli altri organizzatori dell'evento, per continuare questo giro di tavolo di saluto, vi ricordo che il prossimo incontro di Limes sarà il 18 marzo. Il tema sarà una strategia per l'Italia e vedrà la partecipazione di Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, e altri prestigiosi relatori. Grazie e buona serata. Buonasera, porto il saluto del Corpo Consolare di Napoli. Avevo chiesto al console di Germania stasera di dare lui il saluto da parte del Corpo Consolare di Napoli, lui purtroppo era impegnato per un altro evento e quindi non è potuto essere qui, e lo io con molto piacere. Come sapete, i consolati a Napoli sono circa 65, siamo rappresentati da sempre, la Germania è stata un consolato importante di carriera fino a 7-8 anni fa e poi è diventato un consolato onorario. Questo non perché diminuisce l'importanza della presenza tedesca in questo territorio, ma perché tutti i paesi cercano di tagliare le spese e quindi è una trasformazione che già c'è stata anche con il Regno Unito, anche con altri consolati che vediamo tutti i giorni. Sicuramente la Grande Germania ha un posto principale e fondamentale nel ruolo europeo e quindi guardata con grandissima attenzione da tutti gli altri paesi. Io farò delle piccole considerazioni, non vuole essere un'analisi politica, poi dopo lascerò la parola ai tecnici, però è dopo introdurre qualche argomento che possa essere di interesse. La Germania è sempre cresciuta in maniera molto molto forte. Il 2018 è stato un anno, direi negativo nel senso che ha comportato un forte rallentamento, non possiamo parlare di recessione, ma c'è sicuramente un forte rallentamento dovuto a n fattori, probabilmente molti dei quali straordinari, però sicuramente la politica dei dazi che c'è stato tra USA e Cina l'ha indebolito. La Germania è stato un paese sempre molto portato alle esportazioni, dove in questo momento le esportazioni vengono meno, molto incentrata sul settore automobilistico, quindi sulla manifattura. La manifattura ha avuto dei problemi che Trump ha dichiarato in maniera diretta, abbiamo visto tutto quello che c'è stato sulle emissioni, e questo ha comportato dei problemi significativi sull'economia tedesca, che poi in qualche maniera si sono ripercossi anche all'interno del paese nella parte politica. La frammentazione politica che c'è stata e che c'è e che noi ci auguriamo si ricompatti indebolisce in qualche maniera anche tutta l'Europa. Quindi io non voglio fare ulteriori considerazioni, le lascio poi ai relatori che verranno dopo di me. Il mio doveva essere solo un saluto e quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi porto il saluto da parte di tutte le rappresentanze diplomatiche presenti a Napoli. Buona serata. Buonasera a tutti, io mi chiamo Salvatore Capasso, sono il direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
è un istituto che ha sede qui a Napoli e impiega ricercatori che sono essenzialmente di scienze umane, ci sono economisti, storici, geografi, politologi. E quando Andrea, lo ribadisco, quando Andrea mi propose questo tipo, perché sapevo lui ad avere l'idea, questo tipo di dibattiti è partito in ordine, ma io ho accolto con grande favore questo tipo di confronto, perché la ricerca deve intervenire nel pubblico, deve andare incontro alle esigenze di conoscenza che oggi sono sempre più forti. Quindi l'interesse che si è sollevato attorno a questi eventi che noi abbiamo cercato di alimentare in tutti i mesi lo dimostra. Quindi facciamo una bella squadra, non è un'autoadulazione, però anzi è un invito ad andare avanti in questa direzione. Io farò anche da moderatore, quindi adesso non voglio farvi perdere tempo, anche perché abbiamo iniziato il proprio, e vorrei iniziare subito con il dibattito e affidarmi alle parole, diciamo, consapevoli di chi è esperto di Germania. Quindi seguiremo un po' l'ordine che abbiamo in locandina e diciamo che ci diamo un quarto d'ora all'intervento, e quindi do la parola a Nicola Spalle, che è capo dell'ufficio politico dell'ambasciata tedesca. Grazie. Grazie capitano di Raimondo, grazie direttore Capasso e anche Sita Alguno per queste parole iniziali. Mi chiamo Niklas Wagner, sono capo ufficio politico dell'ambasciata tedesca a Roma e devo dire che è un grande onore e piacere tornare a Napoli dopo tanti anni, perché dal 2006 fino al 2009 fu già la prima esperienza mia qui in Italia come capo ufficio stampa dell'ambasciata, e in questa occasione avevamo tante occasioni anche di manifestare il nostro interesse verso il capoluogo campano, con l'iniziativa anche all'Università Federico II qui a Napoli, sono in via dicendo. E vi porto anche il saluto del nostro ambasciatore Vittorio Erwin, che è mezzo italiano perché sua mamma viene da Forlì, però oggi impegnato in altri appuntamenti che lo hanno portato fuori Roma. Allora, Essere Germania è un volume che abbiamo letto con tanta attenzione in ambasciata, perché secondo noi tanto di cappello a tutto lo staff, tutta la redazione di Lima, soprattutto a Lucio Caracciolo, che è un vecchio amico, che ha dedicato tantissime pagine ad un'analisi molto approfondita, molto molto attuale del mio paese, però questa analisi surround 30, cioè 360 gradi, non è troppo scientifica, dunque consiglio a tutti quanti presenti qui in questa prestigiosa sede di leggere questo volume di Limes, perché si legge molto facilmente, anche se ci sono tante statistiche, però comunque è fatto in maniera, penso, non solo essenziale, ma quasi come un romanzo che ti porta dai nuovi fenomeni recenti come il partito dell'estrema destra, Alternativa per la Germania, fino allo Stato libero di Baviera come, diciamo, hub economico della Germania. Dunque proprio va letto, lo consiglio a tutti quanti. Mi limito a due osservazioni da parte mia. Come spiegare la Germania o essere Germania? È difficile commentare in poche parole lo stato d'animo della Germania dell'anno 2018-2019. Io mi limito a due osservazioni. Uno sarebbe il cambiamento che è in atto da noi, e l'altro aspetto sarebbe la vocazione nostra, quella europea. Primo, il cambiamento. Allora, il mondo intorno a noi sta cambiando rapidamente, e di conseguenza anche la Germania. E essere Germania oggi significa per noi che siamo diventati una società molto aperta, molto liberale, molto moderna, alcuni dicono anche efficace, non metto in dubbio guardando i problemi che abbiamo con il nostro cantiere che si chiama Aeroporto di Bellino.
però siamo diventati questa società di immigrazione, questa società molto moderna, soprattutto grazie a 4 milioni di cittadini italiani che sono venuti da noi sin dagli anni 60 e poi hanno cambiato profondamente il nostro stile di vita, i nostri punti di vista, come vediamo il mondo. E dunque secondo noi, se prendiamo gli italiani che sono venuti, quelli della prima ora, e guardiamo oggi alla Germania, dove ci sono ancora più di 800.000 italiani registrati presso l'AIRE, l'Italia, diciamo, fa parte della nostra identità. Ma come tanti paesi, anche per noi la globalizzazione ci pone davanti a delle sfide enormi, e lì non parlo solo delle sfide socio-economiche appena menzionate, con il mondo del lavoro, conflitti a livello commerciale con i dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, ma anche le sfide di identità, e questo, diciamo, fa parte di questo cambiamento nato da noi e spiega anche il nuovo vento che tira anche da noi. C'è nuove forze politiche come Alternative per la Germania, come, diciamo, poi il crollo dei partiti tradizionali che si chiamano Volkspartei, cioè partiti del popolo, come i democristiani socialdemocratici, che formano ancora oggi una grande coalizione da noi, però se uno guarda gli ultimi sondaggi non è più neanche una grande coalizione, perché è sotto del 50% nei sondaggi. E poi, come hai menzionato, con Alternative per la Germania, è la prima volta nel dopoguerra che abbiamo un partito che in parte diciamo, promuove anche idee dell'estrema destra. È la prima volta che abbiamo tale partito all'interno del Bundestag, del nostro partito. Anche in politica estera, non solo in politica domestica, ma anche in politica estera, siamo davanti a tanti cambiamenti, e le vecchie certezze, e questo vale sia per noi che per l'Italia, le vecchie certezze non ci sono più. Abbiamo di fronte a noi un mondo neanche più bipolare, magari neanche più multipolare, magari un mondo non polare, dove è poco chiaro chi fa la guida in politica estera, chi è al comando per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico. Guardiamo soltanto alle relazioni transatlantiche, che una volta e ancora lo sono un pilastro della nostra politica estera sin dal 49 in poi, sono in bilico. Se guardiamo alla Russia, la Germania è sempre stata in un certo senso filorussa, soprattutto il partito dei socialdemocratici. Anche lì i rapporti si fanno sempre più difficili, basta guardare la Crimea, a Donbass. Adesso ha il contratto cancellato che si chiama INF. Tante iniziative di disinformazione per destabilizzare le società in Europa, dunque le vecchie certezze non ci sono più, ci sono cambiamenti in atto. Il secondo punto che merita di essere sottolineato, penso, è la nostra vocazione europea. Se guardiamo a questi, diciamo, a questo mondo è diventato molto più complicato, molto più complesso, ci costringe, e questa è, diciamo, la convinzione soprattutto del governo attuale, di diventare più maturi in politica estera. Prendiamo l'esempio della cancelliera Merkel, che ha ribadito plurie volte anche durante l'ultima campagna elettorale, ma anche adesso, che non ci possiamo più fidare al 100% degli Stati Uniti, dunque è importante che l'Europa sia più unita. Dunque, essere Germania oggi vuol dire siamo parte integrale dell'Unione Europea, l'Europa fa parte della nostra ragione di Stato, del nostro DNA, perché noi pensiamo, comunque siamo dell'avviso che senza un'Europa forte, più integrata, la voce europea e anche quella tedesca non conta più nulla nel mondo. E come governo vediamo soprattutto tre settori che, diciamo, sono di grande importanza in Europa. Cioè, il primo settore sarebbe la politica economica e finanziaria. Sappiamo tutti benissimo che è uscito ultimamente un sondaggio o comunque uno studio, infatti un istituto di ricerca di Friburgo, che dice che la Germania beneficia come quasi nessun altro paese dell'Unione Europea dell'euro e del mercato interno unito. Anche la Fondazione Bertelsmann, per citarne un altro studio, ha calcolato che grazie al mercato, questo mercato unico,
e le economie integrate, la Germania, cioè la sua economia, cresce più di 37 miliardi di euro all'anno, che corrisponde a un reddito di 450 euro all'anno per uno, cioè ogni cittadino tedesco. Dunque è semplice logica che per noi la stabilizzazione durevole della moneta unica sia nell'interesse tedesco. Se vogliamo un'Europa forte e prospera senza membri di prima e di seconda categoria, allora occorrono più sforzi, secondo noi, per combattere la disoccupazione giovanile, che è un tema, penso, molto vissuto qui in Italia. Ci vuole anche meno divario sociale nell'Eurozona, anche questo è un tema, penso, che va anche discusso stasera, e ci vuole anche un maggiore impegno dell'Unione Europea nella lotta al dumping sociale e fiscale. Secondo elemento o secondo settore di questa vocazione europea e di quello che va affrontato con maggiore impegno è la migrazione, è un tema che ci unisce, penso, l'Italia e Germania. Naturalmente bisogna evitare di usare questo tema per delle campagne elettorali, perché è un tema molto delicato, dunque da selezione reciproca aggrava piuttosto la divisione che c'è all'interno dell'Unione Europea. E dunque quello che dobbiamo fare è, e questo l'ha anche sottolineato la Cancelliera Merkel, è essere più solidali tra di noi. L'Italia è stata lasciata sola per tanti anni, l'abbiamo capito anche noi che il sistema del Trattato di Dublino va riformato, però siamo dell'avviso che anche altri paesi europei, come i paesi di Visegrad, dovrebbero essere, diciamo, dovrebbero contribuire in un certo senso. La Germania è naturalmente pronta e disposta e penso che collabora già molto molto intensamente con l'Italia a livello pratico, tipo movimenti secondari, immigrazione secondaria, cioè tutto questo funziona tra i nostri paesi. Quello che manca però, e lì c'è ancora un dissenso, è la redistribuzione di migranti che arrivano nei porti italiani. Lì non abbiamo ancora saputo trovare un sistema, un meccanismo automatico che, diciamo, risolve questa questione di solidarietà, però comunque la Germania è sempre stata il primo paese a dire naturalmente accogliamo per noi una quota di migranti. Quello che anche magari va accennato per quanto riguarda la migrazione, dobbiamo mantenere, secondo noi, aperte le frontiere all'interno dell'Europa, perché Schengen è un sinonimo di libertà per i cittadini, cioè 16 milioni di cittadini, diciamo, vivono in un altro paese membro, lavorano lì, guadagnano soldi, vivono questa realtà europea dei confini o delle frontiere aperte, e noi europei attraversiamo ogni anno un confine interno Schengen per più di un miliardo di volte, dunque senza dogana, senza controllo di passaporto, senza barriere, e questo ha contribuito anche alla ricchezza economica del continente. Terzo settore, poi chiudo, la politica estera dell'Unione Europea. Cito brevemente un politico, magari anche noto qui in Italia: noi tedeschi siamo consapevoli che c'è urgente bisogno di un'unione sempre più forte tra i popoli europei, poiché i nostri popoli devono assumere più decisamente rispetto al passato una corresponsabilità per la preservazione della pace nel mondo, poiché sull'unione tra le forze limitate dei singoli popoli gli rende possibile di assolvere questo compito. Queste sono state parole dell'allora ministro degli esteri Willy Brandt nel 67, e siamo dell'avviso che anche 50 anni dopo queste parole hanno, diciamo, la loro importanza e la loro attualità. Ma sappiamo anche bene che nel mondo di oggi è diventato molto più, infinitamente più complesso rispetto ai tempi di allora della cortina di ferro, di affrontare queste sfide che ci sono: aumento dell'influenza dei regimi autoritari, cambiamenti climatici, nuovo protezionismo, stavamo parlando di dazi. Dunque vediamo che anche i conflitti, quelli in Siria o in Ucraina, sono conflitti europei alla fine, perché hanno un diretto legame con la nostra quotidianità. Dunque dobbiamo essere più coraggiosi nel decidere a livello di politica estera
dobbiamo anche essere così coraggiosi di introdurre una politica estera che non sia più condizionata all'unanimità, ma che ci permette anche di decidere a maggioranza cioè assoluta, per andare avanti e per formulare una volontà o una voce europea. Chiudo dicendo che a maggio siamo davanti a delle elezioni europee che magari per la prima volta in tanti anni vengono anche concepite come elezioni che ci riguardano, come noi, come cittadini nazionali, europei, e anche in Germania oramai, magari non così come in Italia, c'è un dibattito abbastanza acceso su ma che Europa vogliamo, che cosa possiamo riformare, in che maniera si può esprimere una nuova narrazione europea. Dunque queste elezioni sicuramente saranno, del 6 maggio, saranno una data molto importante non solo per gli italiani ma anche per noi tedeschi. L'unico, diciamo, appello che avrei è, visto che questa Europa è troppo preziosa per essere lasciata a delle risposte troppo facili e a delle domande troppo complesse, cerchiamo di renderci conto quanto è preziosa questa Unione Europea, e se vogliamo contare qualcosa nel mondo attuale lo possiamo solo cioè con più unità, con più integrazione. Questa è almeno la nostra condizione. Grazie. Allora, ringrazio il dottor Wagner due volte. La prima perché dal punto di vista è stato puntualissimo con i tempi, e la seconda perché stranamente da come diciamo da questa parte della cortina noi pensiamo ai tedeschi, ha toccato temi che di solito non associamo, diciamo, alla politica tedesca: la disoccupazione giovanile, le diseguaglianze, le politiche migratorie. Sono tutti temi estremamente scottanti anche sull'agenda politica italiana, in Europa. Quindi diciamo, sentire parlare di questi temi da consigliere dell'ambasciatore tedesco in Italia fa un certo effetto. Di solito noi associamo la Germania ad una visione di euro e di Europa che è totalmente, diciamo, distante da questo tipo di sintesi. Quindi grazie. E adesso passo la parola invece alla rettrice dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, che è una germanista, quindi lei è un'esperta. Grazie per l'invito. Mi fa molto piacere sedere a questo tavolo perché ho la possibilità di confrontarmi con ambiti disciplinari molto apparentemente lontani da me, che mi occupo prevalentemente della lingua tedesca e della storia della lingua tedesca. Però poi in fondo la storia della lingua è l'espressione della comunità di coloro che la parlano. E quindi chi studia la lingua e soprattutto la storia della lingua ne studia anche le vicende culturali, le vicende storiche, le vicende politiche che sono vissute da questa comunità. Quindi io parlerò più che della Germania dei tedeschi, e tutto sommato nell'editoriale una delle domande che vengono poste è: chi è oggi il tedesco? E io credo, da buona storica, che per conoscere il presente bisogna guardare anche al passato, perché soltanto studiando il passato che possiamo comprendere il presente. E farò una carrellata velocissima su quello che è stato, diciamo, la Germania negli ultimi, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché sono vicende che hanno poi condizionato coloro che sono magari ancora tuttora vivi o che lo hanno vissuto attraverso i racconti dei propri genitori o dei propri nonni. E lo farò attraverso delle parole chiave, e quello che mi ha fatto piacere è che tutte le parole chiave che io vi presenterò, vi sottoporrò alla vostra considerazione, compaiono nei vari contributi del volume che parlano di geopolitica, ma sono tutti termini che compaiono in uno o più contributi del volume. Qui ho messo una carta che partirei proprio da che cosa significa tedesco, Deutsch.
La storia della Germania è singolare, del nome Deutschland, perché a differenza di quello che avviene per gli altri paesi, dove prima nasce il nome della popolazione, che so per esempio i franchi, e poi abbiamo francese e Francia, nel caso della Germania il processo è contrario. Nasce prima il termine Deutsch come aggettivo che indica volgare in contrapposizione alla lingua latina, e poi molto più tardi, nell'anno 1000, nasce il termine Deutsch inteso come per persona che parla il tedesco, e Deutschland come terra dove si parla il tedesco. Questo a mio avviso è un elemento molto importante, perché ci fa capire quanto l'indicazione geografica sia in qualche maniera secondaria rispetto al sentirsi appartenente a un popolo perché si parla quella lingua e quella cultura. E credo che questa è una cosa sulla quale sia opportuno riflettere. Con la fine del secondo conflitto mondiale i tedeschi si trovano a dover fare i conti con l'esperienza del nazionalsocialismo, e qui incontriamo una parola che adesso purtroppo ogni tanto ricompare al contrario nella stampa e nella comunicazione, che è un termine inglese, denazification, che è stato poi reso in tedesco come Entnazifizierung, che nasce come termine del lessico giuridico per indicare quindi i processi giuridici a carico degli esponenti del nazionalsocialismo, ma che poi diventa in generale un termine che serve a indicare tutto quello che viene deve essere cancellato. Qui per esempio è il portone di un istituto pubblico dal quale è stato tolto per esempio la svastica che era stata messa, o ancora è un processo che si verifica anche per esempio nel cambiare i nomi delle strade. Qui vediamo degli operai al lavoro nel cambiare nomi o strade che sono dedicati a personaggi. La denazificazione è un processo pubblico, ma accanto a questo processo pubblico c'è un altro processo molto più sofferto e molto più complesso, che riguarda la necessità di confrontarsi con il passato, che è il sostantivo Vergangenheitsbewältigung, che è un sostantivo che credo che non esiste nelle altre lingue, ma che addirittura nel vocabolario della lingua tedesca, quelli di maggiore riferimento, sono lemmatizzati, cioè questa parola, che è una parola composta il cui significato è facilmente desumibile, è stata addirittura inserita nei vocabolari della lingua tedesca. E questo a mio avviso per indicare un sostantivo che è centrale ancora oggi a mio avviso nella cultura tedesca, che è che non va confuso con negazionismo, voglio subito chiarirlo, ma che serve, che indica la necessità di confrontarsi con un periodo della storia della lingua e della storia della Germania, in particolare il nazionalsocialismo, e che quindi è un processo che va fatto. E qui veniamo a un'altra espressione chiave della cultura tedesca, che soleva ripetere molte volte il cancelliere Helmut Kohl, che è la grazia dell'essere nati dopo. Quindi ancora una volta un termine particolare che indica la frattura generazionale fra coloro che erano, come dire, adulti nel periodo del nazionalsocialismo e quelli che nel periodo del nazionalsocialismo o non erano nati o erano troppo piccoli per sentirsi coinvolti, e quindi per motivi anagrafici erano esterni. Questo problema è un problema che si è acuito moltissimo negli anni della protesta studentesca del 60 e del 70, che in Germania forse non a caso è stata particolarmente violenta, perché non era un normale conflitto generazionale, ma era un conflitto fra i giovani che volevano sapere dai genitori o dai nonni dove eri tu, che cosa facevi tu quando, nel periodo del nazionalsocialismo. E quindi sono degli anni particolari che sono stati vissuti da persone che ancora oggi quindi sono adulti in maniera, sono vivi, insomma sono ancora viventi, in maniera particolarmente a mio avviso traumatico. Ma i traumi della generazione tedesca non sono finiti lì,
perché con la costruzione del muro nel 1961, il 13 agosto, c'è stato un altro trauma. Il muro in realtà di Berlino simboleggia un po' tutta la situazione delle due nazioni che erano separate, e un po' diventa il simbolo della separazione di una nazione che si sentiva unita dalla lingua, perché parlava la stessa lingua, e che improvvisamente si è trovata a far parte di due realtà completamente diverse. E il sostantivo di Mauer con l'articolo ancora oggi indica questo muro, cioè il muro per antonomasia, il muro che ha segnato per 40 anni la divisione di un popolo che condivideva la stessa lingua e la stessa cultura, e che per questo motivo si sentiva unito. E anche se oggi sono trascorsi più di 30 anni dalla festeggeremo a ottobre la sua demolizione, ancora oggi questo è un termine che ha un significato molto profondo. E la creazione di due stati diversi, tra l'altro, è stata così evidente da creare un fenomeno che a me per la verità colpisce moltissimo, perché nella storia della lingua si cominciò subito nel 1960 a parlare di due tedeschi, cioè di due lingue tedesche, come se dicessimo di due varietà nazionali, il tedesco di Germania e il tedesco austriaco. E questo era tecnicamente impossibile, perché per avere un cambiamento nella lingua bisogna aspettare almeno una generazione, quindi è qualche cosa che scientificamente non era provato, ma nella sensibilità del tedesco il muro nel 1970 ha creato uno shock tale che linguisti a ovest e a est hanno cominciato, linguisti bravissimi, importantissimi, hanno cominciato a scrivere articoli sulla differenza fra il tedesco nelle due Germanie. Differenza che in realtà nei fatti esisteva, ma come vedremo in una maniera un po' particolare. E quindi la cosa interessante è che queste pubblicazioni sono state molto numerose negli anni 60, cioè a ridosso del muro. Dal 70 in poi quasi non se ne è cominciato a parlare più, perché dal 70 in poi è cominciata la politica di riavvicinamento fra i due blocchi. E quindi questo è un segnale molto forte di come la lingua giochi un ruolo molto importante. Dicevo, le parole avevano, non era vero che la lingua fosse cambiata così velocemente, effettivamente c'erano dei cambiamenti dovuti al fatto che anche i sistemi di riferimento delle due Germanie erano diversi. Ci sono poi delle parole che però hanno acquistato degli aspetti secondari particolari, e una di queste sicuramente è il sostantivo folk, che possiamo tradurre con popolo, anche se in realtà a mio avviso non c'è una perfetta corrispondenza semantica fra questi sostantivi, perché il folk era il termine nel nome del quale il nazionalsocialismo aveva perpetrato i suoi delitti. Per cui questa parola nella Germania occidentale è stata un tabù per molto tempo, era un termine che non veniva assolutamente usato, mentre invece veniva usato, e come, nella Repubblica Democratica Tedesca, perché il popolo rappresentava in quel sistema la base. E quindi un sostantivo come folk, che non era usato nella Germania occidentale, era molto usato nella Germania orientale, dove la necessità della rimozione del passato, della Vergangenheitsbewältigung, veniva rimossa, perché loro appartenevano al blocco di coloro che ci avevano liberato dal nazionalsocialismo, e quindi non era il popolo colpevole, ma era, se vogliamo, come dire, il popolo virtuoso. E quindi nella Repubblica Democratica Tedesca si sono creati nel lessico della lingua tedesca pagine e pagine, riportavano i dizionari del tempo, di composti con il sostantivo folk, a cominciare da Volkspolizei, dalla polizia del popolo. E per questo motivo nella Germania orientale compariva con molta frequenza nelle manifestazioni di protesta della fine degli anni Ottanta una frase che era "Wir sind das Volk", cioè "noi siamo il popolo". Una frase del genere nella Germania occidentale sarebbe stata impensabile,
Ed è interessante che man mano negli anni, come dire, delle dimostrazioni che si sono succedute nel corso della fine del 1989, questa frase che era molto comune, era diventata comune ed era noi siamo il popolo e quindi le cose vanno fatte nel nostro nome, diventano wir sind ein Volk, cioè noi siamo un unico popolo, cioè noi siamo un unico popolo, noi vogliamo riunirci con, con i tedeschi della Repubblica Occidentale. Perché si chiedeva, e questo vedete è sono degli slogan che sono stati ripresi anche di recente nel titolo di un libro dedicato proprio a questo periodo della storia della lingua tedesca. E si combatteva per avere la Wiedervereinigung, e anche qui torna un termine molto discusso e controverso, perché Wiedervereinigung vuol dire riunificazione, e c'è questo avverbio wieder che vuol dire di nuovo, e anche lì si aprì un dibattito politico molto forte, perché dire riuniamoci di nuovo poteva comportare sospetto da parte del resto dell'Europa che la Germania volesse diventare di nuovo quello che era alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi ricordatevi che quelli sono anche gli anni in cui i polacchi temevano per la famosa linea di confine Oder-Neisse. E quindi per questo motivo si cercava, soprattutto nei discorsi pubblici, di non usare questo sostantivo, ma di usare il sostantivo semplice, Vereinigung oppure Einigung, che indica genericamente unità e non il concetto di riunificazione. E oggi che si è capito quanto invece sia forte la vocazione europea dell'Europa, nessuno si preoccupa più di evitare questo termine. Se si guarda la frequenza statistica del termine, adesso viene usato molto frequentemente anche nei discorsi pubblici, perché non si ha più paura di questo termine, perché si è capito che la Germania del 1990 è una Germania europea, come del resto ricordava anche prima il dottor Wagner. Tutte queste vicende si sono svolte soprattutto nel biennio 89-90, sono stati due anni più caldi, che sono gli anni che vengono chiamati di Wende, la svolta, perché effettivamente nella storia della Germania questo ha rappresentato una svolta notevolissima, una svolta che ovviamente ha portato la Germania a riunificarsi, ma questa riunificazione, come ben sappiamo, non è stata senza traumi, soprattutto per i cittadini dell'Est, ma non soltanto direi. E questo momento è così traumatico che nel lessico comune, nella conversazione, si sentono spesso espressioni come seit der Wende o nach der Wende, vor der Wende, cioè per dire prima degli anni 89-90 o dopo, a significare quanto ancora oggi questo momento sia stato un momento veramente epocale che ha lasciato una traccia molto forte nella sensibilità dei tedeschi. Si è parlato prima dell'economia, di quanto sia importante l'economia per la Germania, e non ci dimentichiamo che la Germania è uscita dalla guerra completamente distrutta, e quindi il desiderio dei tedeschi era soprattutto un desiderio di serenità, di stabilità e perché no, anche di prosperità. E quindi c'è questo desiderio, come dire, di Bürgerlichkeit, che non è il borghese nel senso deteriore del termine, ma nel senso positivo del termine. E i simboli di questi anni del cosiddetto miracolo economico sono rappresentati sicuramente dalle auto, il maggiolino, la Volkswagen, e anche che rappresenta talmente un simbolo per la generazione di quegli anni, che è stata di recente utilizzata da una città dove c'è una spa, ci sono delle terme, perché la pubblicità dice: il consiglio che diamo alla generazione maggiolino, che appunto adesso ha superato i 50 anni abbondantemente direi, è che se venite in questa città rimarrete attivi anche se avete più di 50 anni. Quindi vuol dire che evidentemente viene ancora oggi identificato come dire un modo per riconoscere una generazione che ha vissuto il miracolo economico. E ancora di recente è uscito un libro che invece si chiama Generazione Golf, perché
come ricordo anche la mia generazione, anche la Golf è stata l'auto, come dire, che in Germania forse più, da noi la Volkswagen ha avuto, la Maggiolone ha avuto più successo, era anche l'auto in cui si riconoscevano le generazioni degli anni 70 e 80. Il rapporto fra l'economia italiana e l'economia tedesca, c'è cioè questo termine Schuld, colpa, che anche debito significa, ma significa anche nel lessico giuridico colpevolezza. Beh, qui se noi andiamo a guardare l'etimologia e la storia della parola, sulla quale non mi soffermo adesso anche perché il tempo scorre e io non voglio far cattiva figura rispetto alla Pünktlichkeit, alla deutsche Pünktlichkeit, Schuld è un sostantivo che originariamente era più un termine economico, cioè indicava il dover dare. Infatti non a caso nella contabilità si parla di Sonnendarlehen, no? Di dare e avere, della doppia partita. Quindi nasce come termine dell'economia, non come termine del peccato. Il concetto fondamentale alla base di questa parola è quello del dover dare qualche cosa a qualcuno, di essere in colpa perché qualche cosa non è stato fatto. E quindi forse questo insistere su questo sostantivo dal significato, come dire, ambiguo, come leggiamo spesso nei media e nella stampa, probabilmente non è del tutto giustificato. Mentre invece sì, i tedeschi hanno un forte senso di colpa collettiva. E qui vediamo appunto l'Armata Rossa che mette la bandiera sul Reichstag. Il giorno, l'8 maggio, che è il giorno della resa, ha rappresentato per molti anni un momento anche questo di grande difficoltà, perché nella Germania orientale veniva stormazzato e festeggiato ovviamente in pompa magna, perché era il momento in cui potevano esaltare le virtù del blocco orientale, laddove invece a Occidente si cercava di evitare la parola Befreiung, liberazione. Perché? Perché si diceva si rende libero una persona che è innocente, noi eravamo colpevoli, non possiamo usare il verbo Befreien, non possiamo parlare di Befreiung. E quando finalmente nel 1975 Helmut Schmidt sdoganò questo sostantivo e lo usò pubblicamente dicendo, noi riprendendo un'altra volta il concetto della generazione di quelli che sono nati dopo, e fu considerato questo un evento epocale, ed evidentemente questo significava che la storia andava avanti e che poi saremmo arrivati dove siamo arrivati. E concludo con il bambino che indossa la bandiera nello stadio. Per anni non si portavano le bandiere allo stadio, perché le bandiere ancora una volta erano collegate a bandiere che venivano troppo spesso sventolate in quegli anni. E la prima volta in cui la bandiera è stata sventolata è stata ai mondiali del 1990, tra l'altro quelli che vinse la Germania contro l'Argentina qua in Italia, e in quel periodo cominciarono a comparire le bandiere allo stadio, perché il timore che il tifo per la, in quel caso anche non con qualche clamore nella stampa, perché c'era il timore che il tifo per la squadra potesse degenerare invece nel nazionalismo. Purtroppo sappiamo che in questo momento, lo ricordava anche lei, dobbiamo vigilare dappertutto, sia in Italia che in Germania, perché le bandiere possano sempre continuare a sventolare, e perché noi possiamo sventolare un'unica bandiera, che è quella dell'Unione Europea, che ci ha permesso di vivere in tanti anni senza guerre e senza conflitti. Grazie. Grazie alla professoressa Monticchio, doppio grazie. Primo perché è stata ancora più puntuale del dottor Cassi, e secondo perché ci ha mostrato che la lingua è viva e a volte precede la storia. È stato bellissimo percorrere gli anni, diciamo, del dopoguerra tedesco attraverso le parole. È veramente stata una bellissima lezione, e soprattutto ci ha fatto capire che effettivamente la lingua è un popolo è fatto da tante componenti, e forse la Germania ha fatto i conti con il proprio passato più di quanto per esempio forse non l'abbiamo fatto. Adesso noi ci diamo l'obiettivo di invitare degli ospiti
esterni e poi sempre un giornalista della rivista. Stasera abbiamo con noi il dottor Fabbri, che è non solo giornalista del, di Rimes, ma anche consigliere scientifico, quindi con grande gioia vi passo la parola. Grazie. Grazie mille, grazie soprattutto per l'invito, grazie a voi per essere qui questa sera. Ci siamo dedicati a questo numero, che è un numero complesso. Rimes è mediamente un mattoncino, questo lo è qualcosa di più, un mattone vero e proprio, quindi può essere utilizzato anche per altre funzioni, a dire di quanto è voluminoso, quindi c'è stato uno sforzo notevole per realizzarlo. Io ho avuto due compiti in particolare, uno più classico per quanto mi riguarda, cioè raccontare il Midwest statunitense, che è il cuore della nazione statunitense, il cuore degli Stati Uniti, è profondamente tedesco, anche se tedesco improprio, i tedeschi degli Stati Uniti non esistono più, nel senso che sono diventati profondamente statunitensi. Trump, quel signore originario del Palatinato bavarese, non ha una simpatia per la Germania, mettiamola così, usiamo un eufemismo, così come molti dei tedeschi che spesso non si ricordano di esserlo. Ma questa sera mi concentrerò sull'altro articolo che ho scritto, mi occupo, oltre a occuparmi di Stati Uniti, di strategia per la rivista, e quindi toccava a me l'ingrato compito di pensare una strategia per la Germania, ingrato e improprio allo stesso tempo, perché in realtà io ho sviluppato una tattica per la Germania più che una strategia. Proverò anche a spiegare di che cosa si tratta. Sono cresciuto negli Stati Uniti, in uno stato particolare degli Stati Uniti, che è il Texas, e non lo sapevo, sono cresciuto fino agli 11 anni in Texas, non lo sapevo quando ero piccolo, proprio perché i tedeschi sono molto mimetizzati negli Stati Uniti, ma io sono cresciuto nella capitale, che si chiama Austin, il territorio circostante si chiama Hill Country, cioè il paese delle colline, ed è stato un territorio di colonizzazione tedesca. I tedeschi locali mantengono vagamente uno spirito folcloristico, non ne sanno niente, ormai nessuno parla più tedesco ovviamente, parliamo di un'immigrazione risalente alla metà dell'Ottocento, in alcuni casi anche precedente all'unità della Germania in senso politico, e sono molti bavaresi ad esempio, ma ci sono anche originari dell'Assia, ma nessuno se lo ricorda. Ed è interessante notare nel caso specifico di quale americanizzazione si tratti, cioè un'assimilazione, io sono un paese di assimilazione, non di integrazione come i paesi europei, un'assimilazione molto violenta che ha riguardato i tedeschi, non dimentichiamoci che i tedeschi sono stati anche richiusi in campi di concentramento negli Stati Uniti, senza ucciderli fortunatamente, ma tra la prima e la seconda guerra mondiale è capitato in molteplici campi di concentramento affinché si americanizzassero necessariamente. Oggi trovare un patronimico col FON negli Stati Uniti è semplicemente impossibile, è stato abbandonato proprio per evitare di essere connotati. Il papà di Trump si vendette come svedese per sfuggire alle persecuzioni culturali, ripeto, ma di persecuzioni si trattava. Questo interesse, che era un interesse vago per la Germania, mi ha portato a svilupparlo in senso allargato alla Germania e negli Stati Uniti, cioè, quindi l'elemento che gli stessi americani spesso non conoscono, cioè il primo ceppo etnico degli Stati Uniti. Se noi lo chiediamo anche ad un'aula di università americana, a me è capitato di fare, non credo, all'Università del Texas, se tu chiedi qual è il primo ceppo etnico del paese, mediamente un americano fatica a dire English, perché è veramente brutto dire inglese per un americano che fa finta di non avere natale americano, inglesi, pardon, ma tedesco non ci pensa nessuno, quindi dice Irish, qualcuno si lancia in Scotch Irish, sarebbero gli alsteriani, cioè gli irlandesi protestanti, che se lo dite ad un alsteriano si butta dalla finestra, perché loro non si sentono scozzesi, ma nessuno dice mai per nessuna ragione tedesco. Il primo ceppo etnico degli Stati Uniti in assoluto è il ceppo tedesco, che è il doppio del secondo ceppo, che è per l'appunto inglese. Quindi questa consapevolezza non c'è da nessuna parte e riflette molto uno dei punti che riguardano la strategia della Germania. Parto da questo proprio per arrivare alla strategia della Germania. Piccolissimo caveat, non che ce ne sia bisogno, ma forse in 20 secondi conviene. La strategia e la tattica ovviamente non sono la stessa cosa, per dare l'ovvietà dell'ovvietà, anche se in senso giornalistico non soltanto, purtroppo spesso vengono scambiate, hai commesso l'errore strategico, hai commesso l'errore tattico, quasi fossero sinonimi. In realtà sono questioni molto diverse. La strategia attiene all'intimità stessa della sopravvivenza di un'entità geopolitica e si impone da sé,
cioè la strategia va soltanto riconosciuta, non va inventata, esiste. Cioè, un paese che non ha un affaccio al mare, una strategia che è data in un certo senso, che è molto diversa, cioè un paese che è scandinavo rispetto a uno che è mediterraneo, per dire un'altra vita. La tattica è la declinazione della strategia, ovviamente, che prevede il libero arbitrio e anche l'interazione con le altre potenze. La strategia tedesca è fissata dalla seconda metà dell'Ottocento, perlomeno da alcune caratteristiche peculiari che la riguardano, che sono poi le deficienze tipiche della Germania. Tutti i paesi hanno deficienze strategiche, e della Germania sono molto classiche, che rendono un paese storicamente molto insicuro. Noi abbiamo l'impressione di un paese molto arrogante, i tedeschi tendono a diventare spesso arroganti quasi per parossismo della loro insicurezza, ed è un'insicurezza che nasce essenzialmente dal collocamento geografico. Un paese che sta al centro del continente, questo di per sé non dovrebbe essere negativo in assoluto, che poi genera la cosiddetta Mittelage, ma che non ha barriere orografiche né ad est né ad ovest, ce l'ha soltanto a sud e nemmeno dirette, visto che toccano il mondo germanico, ma vagamente le Alpi arrivano in Baviera, insomma non sono considerate un elemento di barriera in assoluto, non fosse altro perché forse non hanno mai temuto invasioni dall'Italia, dal sud. Mentre le invasioni da est ed ovest sono da sempre l'ossessione della Germania. Quindi la prima deficienza tedesca è quella di immaginare invasioni che provengano da due lati, per dirlo in termini geografico improprio, del paese, che è in assoluto la condizione più spaventosa per qualsiasi potenza, non è un dettaglio. La Russia, che è un altro paese profondamente insicuro, perché ha una pianura come confine, quindi non ha barriere orografiche, ma ce l'ha quasi esclusivamente sul suo fronte occidentale. La Germania ce l'ha doppia, quindi da sempre deve pensare ad attaccare da una parte e dall'altra. Si discute di l'errore della Germania che apre più fronti, spesso un errore al quale non si può sottrarre e che la trascina poi via nella sua incompiutezza. L'altro elemento che rappresenta la deficienza classica della strategia tedesca è l'elemento di grande eterogeneità che riguarda i popoli che compongono la Germania, ammesso che si possa discutere di popoli, forse a livello subnazionale, fate voi, abbiamo vicino a me un esponente di un, non saprei come definirlo, comunque di uno Stato libero in senso perlomeno oggi ideale, non politico, certamente, anche se c'è una forte connotazione quasi nazionale in Baviera, ma i bavaresi non sono l'unico popolo che si percepisce distinto, perlomeno all'interno della Germania. La questione delle genti tedesche è una questione antichissima, della quale ovviamente io mi occuperò quest'oggi, ma che segna da sempre una delle deficienze strategiche del paese. Anzi, lo scontro per il monopolio della classe dirigente all'interno del paese dall'unificazione in poi, e che è tuttora in atto, proveremo a capire che cosa significa, è qualcosa che riguarda la strategia della Germania e direttamente il suo stato sociale, inteso proprio come welfare, che spesso serve a supplire anche a questo tipo di differenze. L'altro elemento che riguarda la strategia tedesca è direttamente collegato dalla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento alle straordinarie capacità dei tedeschi. A volte avere straordinarie capacità può diventare anche un problema strategico. I tedeschi producono molto più di quanto possano assorbire, sono estremamente capaci nella produzione manifatturiera, per esprimere un'altra ovvietà, e collocare non soltanto il surplus in produzione, e questo potrebbe essere un problema fino a un certo punto, ma sostenere un'industria di questo genere con idrocarburi che non ci sono, una delle carenze strategiche classiche della Germania. Storicamente questa strategia si è declinata in tattica in maniera differente. Finché la Germania ha potuto, ha provato a prevenire invasioni da est e da ovest con attacchi preventivi, lo conosciamo molto bene nella storia, e proprio per collocazione centrale nel continente spesso non siamo andati a buon fine. L'idea iniziale dell'unificazione, che è stata dominata da una classe dirigente prussiana, si è poi stemperata proseguendo in quello che è, diciamo, l'antagonismo, almeno nella classe dirigente all'interno della Germania. Il nazismo rappresenta di fatto un rovesciamento della classe dirigente, un elemento austro-bavarese che almeno nella sua fase embrionale, poi ovviamente si allarga la classe dirigente all'intera nazione, ma nella sua ispirazione iniziale è austro-bavarese, ed è un classico scontro sempre mascherato dalla politica. La geopolitica ha il grande vantaggio di non prendere seriamente quasi mai la politica, e che oggi vediamo in un certo senso anche con Alternative für Deutschland, che è un partito che rappresenta una fase, soprattutto che segue la Seconda Guerra Mondiale nella Repubblica Federale, dove la leadership non è tanto bavarese, sebbene la Baviera è immediatamente il land più capace e più produttivo
costruttivo in senso allargato della nozione, ma che ha nella classe renana soprattutto la classe dirigente, e che oggi viene poi trapiantata a Berlino nella sua ispirazione culturale, si intende, non soltanto negli uomini, questo è meno significativo, e che oggi viene sfidata nuovamente da quello che noi chiamiamo per semplice scontro est-ovest, invece il classico scontro fra genti tedesche. Con la fine della seconda guerra mondiale, quindi saltiamo il tentativo per ragioni di tempo, ma se avrete di queste perversioni lo troverete nella rivista, il tentativo classico che è stato quello del nazismo, cioè di perseguire il rovesciamento di queste criticità strategiche, da un lato provando ad invadere prima la Francia e poi il fronte orientale, soprattutto puntando all'Azerbaigian, che era il primo produttore di petrolio al mondo, non a caso, non interessava soltanto l'Unione Sovietica in quanto tale, e poi il cambio con una classe austro-bavarese che dominasse le altre all'interno del paese. Peraltro i bavaresi, ogni classe me lo potrà confermare o smentire, di solito fanno vita un po' a sé, in quel caso invece si volle testare la nazione, fu veramente uno straordinario cambiamento per la Germania, vissuto in maniera controversa nel paese, come ben sappiamo. Non andò a buon fine, penso sia uno spoiler, possiamo aggiungerci anche un avverbio, fortunatamente, visto come sarà messo. Dalla seconda guerra mondiale ad oggi, il momento di massima umiliazione per la Germania, la divisione del paese, almeno per quanto riguarda le criticità strategiche della Repubblica Federale, quindi la Germania occidentale, queste vengono risolte quasi totalmente. Ovviamente a prezzo di mancata sovranità. La Germania diventa una provincia dell'impero americano e questo risolve molte delle sue criticità. Il fronte occidentale, cioè quello con la Francia, viene di fatto pacificato con la fine della seconda guerra mondiale, perché gli americani impongono a francesi e tedeschi che saranno fatti tre guerre in 70 anni, di cui due mondiali, non esattamente un dettaglio, come vengono raccontati nella geografica narrazione europeistica come sorta di illuminazione sulla via di Damasco, poi si sono amati e sciolti in senso amorosi, in realtà soprattutto i francesi non volevano saperne per niente, volevano rivendicare il post prima guerra mondiale fosse stato per loro, gli americani li obbligano mediamente, un signore come Robert Schuman fu letteralmente obbligato dagli americani a farsi europeista, e si crea l'asse renano che pacifica il fronte occidentale della Germania, quindi toglie una criticità classica, che è quella del fiume, che è quella dell'invasione d'Occidente. La produzione, la sovrapproduzione, il surplus industriale della Germania viene diffuso da una potenza che diventa soprattutto economica, quasi esclusivamente economicistica, che quindi ha nell'export facilitato dagli Stati Uniti, che incentivano l'export tedesco, anche soltanto come forma di narrazione, una risoluzione di un'altra criticità. La classe dirigente, come detto, diventa quella soprattutto occidentale, nel senso anche occidentale della Repubblica Federale, come ispirazione quindi mercantilistica, come ispirazione nello stare al mondo, e il fronte orientale non è più, sebbene nell'umiliazione di un paese reciso, nel suo petto, non è più di disponibilità soltanto della Repubblica Federale, cioè un tormento condiviso dagli americani. In quel momento i tedeschi fanno finta, o devono crederci per forza, non si rendono conto come l'ombrello nucleare fornito agli americani consistisse nel distruggere la Germania, ce l'avevano letteralmente sopra la testa, cioè in caso di guerra nucleare gli americani avrebbero distrutto la Germania, ma questo li rendeva molto tranquilli, un po' facevano finta di non capirlo, un po' non c'è l'alternativa. Ed è stato un periodo in cui queste criticità si sono risolte quasi marginalmente. La riunificazione ovviamente le ha rese ancora più dolci, in un certo qual senso, c'è stato caso unico nell'Unione Europea, l'inserimento, all'epoca non era ancora l'Unione Europea, ma sarebbe diventata brevissimo, l'inserimento di una nuova nazione nell'Unione Europea senza nessun processo di adesione, soltanto per annessione da parte di un'altra, che viene consentita ovviamente per la specificità del caso e per ragioni soprattutto politiche, come sono evidenti. Quindi Germania che arriva all'Oder-Neisse, che non è il suo confine, non lo era stato, perlomeno il suo confine naturale fino alla seconda guerra mondiale, ma che comunque si recupera una parte netta di territorio che comunque allontana ulteriormente il confine orientale, perché la profondità difensiva di cui da sempre ha bisogno la Germania è garantita ancora una volta da un intervento doloso degli Stati Uniti, che si impegnano anche contro la volontà di molti paesi dell'Europa occidentale, noi compresi, non soltanto a unificare la Germania, e noi italiani, nel senso come governo, non eravamo favorevolissimi. La famosa battuta di Andreotti, amo talmente la Germania che ne vorrei sempre due, esattamente in quel periodo,
ma che 5 o 6 probabilmente, ma la signora Thatcher la vedeva esattamente così. Tra l'altro la signora Thatcher, che è una signora inglese, che ha questo cognome inglesissimo, insomma le thatched houses, per chi conosce l'Inghilterra, sono le case tipiche, quindi sono antenati, facciamo i tetti delle case, quindi signora molto inglese ma che conosce bene gli Stati Uniti, che sono un paese germanico e lei lo sa, si preoccupava molto di una Germania unificata, conoscendo la, evidentemente fino a un certo punto l'assimilazione dei tedeschi negli Stati Uniti, in un famoso discorso con Mitterrand dirà: e poi che cosa succede se questi si riunificano e si appoggiano anche ai German Americans, cioè ai tedeschi d'America? Non può succedere perché gli Americans e i German non hanno più niente, ma era interessante che la signora lo notasse, non è esattamente normale fra gli statisti. La Germania unificata, dicevo, risolve queste sue criticità, viene imposta l'allargamento verso est ancora una volta agli americani, agli paesi dell'Europa occidentale, che volevano farlo in forma graduale, i tedeschi no, i tedeschi erano favorevoli, rivedendo la loro sfera di influenza classica, avvicinarsi, ma comunque questo risolve molti problemi. Viene creata la moneta unica, non esattamente creata per far fuori la Germania, i tedeschi questo se lo ricordano molto bene, di fatto fu il compromesso che gli americani raggiunsero per chi non voleva la unificazione della Germania, ma in forma geniale, devo dire, con molta ironia. I paesi occidentali l'accettarono a patto che la Germania rinunciasse al marco, nella convinzione che togliendo il marco alla Germania e dandole l'euro, le cose sarebbero cambiate, senza capire che poi sono le proporzioni, le capacità dei popoli, non la Germania, a crearne la potenza, come era inevitabile, si rovescia il rapporto. La Germania fa dell'euro una moneta funzionale, non un nemico, come invece si pensava, come era un po' storosa all'inizio degli anni 90, quando fu pensata come moneta unica, polarizzata alla fine degli anni 90. Che cosa è successo? Perché dedichiamo questo numero e ci immaginiamo che cosa debba fare oggi la Germania? Perché questa fase così dolce, che ha garantito la risoluzione di molte delle criticità classiche della Germania, a prezzo, ripeto, di una sovranità, i tedeschi, soprattutto occidentali, anzi quasi esclusivamente occidentali, sono stati riprogrammati dagli americani. La professoressa citava il senso di colpa, eccetera, fortemente incentivato gli statunitensi, che hanno buttato tutto, bambino, l'acqua sporca, qualsiasi cosa, si fa peraltro da potenza vincitrice, non perché gli americani siano particolarmente cattivi, i tedeschi ci hanno creduto molto. Si trovano oggi in una fase di profonda ostilità statunitense nei loro confronti, ne restano basiti. E proveremo velocemente, prima di avviarmi alla conclusione, a capire di che cosa si tratta e perché sta cambiando la congiuntura, perché la Germania deve decidere che cosa essere da grande, perché ciò che è stata fino adesso non può più esserlo in senso strategico. È il migliore dei mondi possibili per la Germania. È vero, la Germania non ha esattamente sovranità nel senso assoluto, è parte di un impero altrui, ha al suo interno 33.000 militari americani, il più grande contingente statunitense all'estero, ed è altrettanto vero che nel momento stesso in cui immagina soltanto alcune velleità di potenza, gli americani intervengono in maniera molto fastidiosa. Ricordare ai tedeschi che non si può fare. L'ossessione americana per la Germania è qualcosa di profondamente intimo, che nasce evidentemente da una fibra antropologica. Gli americani sono profondamente ossessionati dai tedeschi, che oggi non ne comprendono l'ossessione, ma letteralmente, cioè un'ossessione quasi ancestrale su che cosa fanno i tedeschi, che cosa vogliono, dove se ne vanno, a chi pensano. È quasi amorosa in un certo qual senso, che i tedeschi faticano molto a comprendere. Ma non è soltanto questo che sta cambiando intorno alla Germania, anche se questo è un elemento molto importante, perché il federatore d'Europa, cioè gli Stati Uniti oggi, hanno la volontà di disarticolare l'Europa, ed è un cambiamento estremamente importante. Adesso che noi europei da soli non siamo mai riusciti nemmeno ad immaginarla, un'integrazione europea, che se ce lo facciamo finta di sì, ce lo raccontiamo, ma lasciati a noi stessi non siamo bravissimi a convivere, per usare un eufemismo, siamo sempre stati il continente più violento del pianeta, anche se adesso invece ci raccontiamo come grandi fratelli, e senza un federatore vediamo che cosa può succedere. Io sinceramente non mi fido fino in fondo degli europei, ma evidentemente sono un pessimista in quanto geopolitico, ma la Germania cambia anche la concezione che riguarda la sua moneta, cioè la moneta che i tedeschi hanno vissuto correttamente, non come un regalo, perché non lo era, evidentemente, che hanno poi, per semplici capacità, spesso c'è il mito del tedesco cattivo, sono semplicemente le capacità che poi fanno la differenza, soprattutto manifatturiere in questo caso, vive una fase, anche qui usiamo un eufemismo, di difficoltà. E capire che cosa vuole la Germania riguardo alla moneta è qualcosa che riguarda anche l'Italia, perché uno dei grandi miti che si diffondono nel nostro paese è: attenzione, che i tedeschi ci cacciano dall'euro, che è molto divertente, una delle cose più belle che si ascoltano.
Nella strategia tedesca è vero che gli stati non seguono sempre onde razionali, spesso il sentimento si inserisce, la declinazione di strategia in tattica tocca il sentimento, altrimenti tutti i paesi si comporterebbero sempre in forma razionale, questo non può succedere. L'ossessione americana per la Germania non è esattamente razionale di per sé, ma se i tedeschi dovessero soltanto ragionare in senso razionale, hanno bisogno che più un numero maggiore di paesi possibilmente in Europa abbiano la loro stessa moneta, perché sono un paese che esporta quasi il 50% del suo PIL. Quindi se proprio dovesse scegliere fino in fondo ti tiene dentro fino all'ultimo, finché può, però c'è tutto un elemento moralistico, l'economia in Germania è spesso una branca della filosofia morale, cicale, formiche, quindi l'elemento razionale si stempera, finisce nello stereotipo, e quindi diventa prevedibile l'atteggiamento che la Germania, soprattutto nell'ambito della cosiddetta Kern Europa, possa intraprendere. Quindi abbiamo davanti già due criticità che riguardano il futuro della Germania. Gli Stati Uniti guardano oggi nella Repubblica Federale un prodromo di influenza geopolitica, cioè la sfera di influenza economica tedesca nel cuore dell'Europa, che oggi è soltanto economica. La Germania non ha una dimensione militare, non ha quasi un pensiero strategico, mi dispiace dirlo, spesso i tedeschi faticano da questo punto di vista, proprio perché non sono stati educati in questi anni, sono stati educati a non pensarlo, soprattutto dagli americani ovviamente, per usare l'espressione di un capo di Stato Maggiore delle forze armate britanniche, i militari tedeschi sono campeggiatori aggressivi, cioè le forze armate tedesche hanno questo tipo di dimensione, ma le cose non possono rimanere così per sempre, le cose cambiano molto velocemente nelle relazioni internazionali. Quindi l'intenzione americana, cioè la visione che da sfera di influenza economica possa passarsi a sfera di influenza geopolitica, e che questo possa succedere nottetempo, è qualcosa che evidentemente non fa dormire di notte lo stratega americano. Ed è qui nasce l'ostilità profonda che c'è oggi verso l'Eurozona, cioè volerla disarticolare per disarticolare quella che gli statunitensi pensano, a torto o ragione, ne possiamo discutere per anni, come sfera di influenza tedesca, cioè ciò che loro non possono tollerare. Dovremmo tornare alla classica strategia americana, che in Europa è sempre la stessa, cioè impedire che una nazione locale diventi egemone del territorio, essenzialmente o Germania o Russia nella penisola continentale, ad occhi americani. Non dimentichiamoci che per questa stessa ragione combattono due guerre mondiali e sostengono una guerra fredda, cioè la loro ossessione è tanto antitedesca quanto antirussa da sempre, poi l'unione classica di cui si parleggia da sempre in geopolitica, il mostro a due teste, la Gerussia, è qualcosa che oggi gli americani vedono ancora una volta come possibile, di qui tutta la contrarietà al Nord Stream 2, a questo elemento di connessione sentimentale. Quindi questa è l'ostilità americana, c'è la difficoltà della moneta unica, perché la moneta unica così com'è vive una fase di grande difficoltà e si va verso il brutto tempo, cioè si va verso una fase, diciamo sottovoce ma non è esattamente un segreto, si va verso una fase di recessione, probabilmente globale, certamente europea, ancora più certamente italiana, se usciamo dall'ambiguità, e nei momenti di brutto tempo che cosa fare della moneta unica tornerà profondamente di moda, cioè tornerà profondamente di moda, chi può stare, chi non ci può stare, chi ne vuole uscire, chi non ne può uscire, perché c'è anche questo elemento. E che cosa può fare la Germania è fondamentale. La Germania non ha nessuna intenzione, fino ad oggi non l'ha mai fatto, di redistribuire ricchezza come vorrebbero i paesi europei, cioè essenzialmente garantire per il loro debito direttamente redistribuire parte del surplus commerciale. È anche legittimo, la Germania non considera l'euro nel senso imperiale, perché spesso si vagheggia dell'impero tedesco, non ne hanno proprio la concezione strategica dell'impero tedesco. Quindi dicono, noi facciamo il nostro, voi fate il vostro, giocano alla pari, spesso lo fanno anche in forma un po' dolosa, però giocano alla pari. Ma se distribuire ricchezza o meno diventerà un elemento di dibattito strategico all'interno della Germania, soprattutto se toglierlo al surplus commerciale, perché la Germania ha questo straordinario surplus commerciale che non vuole distribuire, perché si collega direttamente al suo welfare, cioè la Germania immagina di pagarsi il welfare in futuro anche attraverso il surplus commerciale, e il welfare serve spesso a livellare le differenze anche tra diverse genti tedesche, quindi anche a stemperare le differenze che esistono tra la bassa Sassonia, ad esempio la Baviera, tra Brandeburgo e l'Assia. Spesso il welfare supplisce queste differenze, e toccarlo vuol dire entrare in ambito quasi sacro in Germania. Parliamo forse del welfare più sofisticato del pianeta, o quasi, se ne può discutere tra Giappone, Germania, paesi scandinavi, Canada, insomma gli elementi sono sempre questi. Quindi dovrà scegliere cosa fare il surplus commerciale, come applicare la moneta unica per tenerla in vita, perché un elemento strategico che tenere in vita assolutamente l'euro. Il discorso che faceva Niklas Wagner prima di me è profondamente vero in tedesco, cioè l'Europa come essenziale per la Germania, non solo per amore evidentemente, anche per necessità difensiva e monetaria, e da ultimissimo
la Germania dovrà stabilire anche che cosa fare della sua dimensione militare. Inevitabilmente cosa fare della sua dimensione militare. C'è un momento in questa fase di, come dire, inedita e insospettabile nazionalità tedesca riguardo, che spaventa molto gli americani, cioè gli Stati Uniti, che non hanno nessuna intenzione di disimpegnarsi dall'Europa, ma c'è tutta questa narrazione su Trump isolazionista e sciocchezze varie, i tedeschi fanno finta di prenderla molto sul serio, quindi dicono: se gli americani se ne vanno, se ne andranno mai, per tutte le ragioni di cui sopra l'ho provato a spiegare, ma se se ne andassero, noi dobbiamo cominciare a pensare a difenderci da soli, perlomeno a iniziare una fase embrionale di difesa europea, cioè mascherata di difesa europea, con i francesi che la vorrebbero dominare, eccetera, eccetera. Addirittura, forse come Ballon d'Essai in Germania, si discute di bomba atomica, si discute in maniera velata, cioè conviene o meno darsi bomba atomica, eccetera. Interessante come in questa fase gli americani, che se ne vogliono tanto andare dall'Europa, per cui la NATO obsoleta, eccetera, eccetera, nell'ultimo anno il contingente statunitense in Germania, che ripeto è composto da 33.000 soldati, del più numeroso del pianeta, il contingente americano, è aumentato. Cioè si passa entro settembre del 2020 dai 33.000 ai 34.500. C'è 1.500 militari in più, ma non sanno dove vanno andare gli americani. Non solo, perché 1.500 militari in più in Germania, pur una volta. A segnalare alla Germania l'attenzione sotto la quale è finita. I tedeschi ci hanno messo molto a capirlo in questi anni. Che tipo di attenzione statunitense c'è nei loro confronti? Noi abbiamo dedicato un numero un anno e mezzo fa che si intitola proprio Stati Uniti contro Germania. Ed è capitato, anche parlandone con l'ambasciatrice, che c'era prima, che lei se ne stupisse molto. Dicesse: ma come? Gli Stati Uniti contro di noi? Così, a questo livello? Sì, a livello commerciale. Ma a questo livello strategico? Ecco, oggi è tutto molto più chiaro. L'atteggiamento di Trump, che è sgradevole con tutti, non dovete prendere troppo a mano Trump, tende ad essere sgradevole, anzi oggi con Kim Jong-un, vabbè, poi c'è rimasto male lui, ma era più simpatico, ma la signora Merkel, ricorderete, si rifiuta di stringere la mano, una scena veramente molto sgradevole nello studio ovale, la Merkel ci rimane in maniera stranissima davanti a un signore così sgradevole, che è più composta, perché è tedesca, una compostezza quasi kantiana, ma si rifiuta di darle la mano. Ecco, queste è veramente... Concludo, sono le sfide che noi immaginiamo per il futuro di una giovane che dovrà decidere cosa essere da grande, e va senza dirlo, è qualcosa che ci riguarda da vicinissimo, soltanto perché noi siamo dentro la moneta unica e questo è evidente, perché il nostro centro-nord fa parte della catena del valore tedesco, per cui la catena del valore tedesca è così dentro il nostro paese che cosa può fare la Germania da grande, è evidente che non può essere un dettaglio neanche per il nostro futuro. Grazie. Dario Fabri, che ha frantumato la gran parte degli interventi d'altri che circolano, delle idee che semplicisticamente le persone tendono ad avere sul ruolo della Germania, degli Stati Uniti, e ne emerge il quadro di un paese che è alla ricerca della propria essenza, così come anche il dottor Wagner aveva sottolineato l'incitazione a cercare di individuarlo come leader dell'area. E poi a me ha colpito, secondo, questo il riferimento agli immigrati. Noi abbiamo paura che gli immigrati possano, diciamo, capovolgere la nostra cultura, perché è esattamente l'opposto, è totalmente spartita dall'origine, quindi capovolgere. Però i tedeschi hanno molto influenzato anche l'inglese, poi possiamo escludere. L'inglese americano è stato molto influenzato dal tedesco, ad esempio la pronuncia nasale del Midwest è talmente... questa cosa però rubi più tempo, il Midwest è talmente il canone tedesco negli Stati Uniti, pardon, americano negli Stati Uniti, che l'inglese americano, che loro chiamano broadcast English, cioè l'inglese che va in televisione, quello del Midwest, che è la parte più tedesca del paese, è considerata quella la pronuncia classica, che è quella nasale che portano i tedeschi negli Stati Uniti, per cui leggono ad esempio la R, chi di voi ha frequentato un po' l'Inghilterra sa che gli inglesi dicono car, gli americani dicono car, questa R, vagamente di inflessione germanica, è un portato da ultimo, è talmente intima la presenza tedesca in America che per molto tempo erano chiamati Dutch, cioè con un endonimo, non con l'esonimo che è latino, cioè German, ma dicevano Dutch, in America si diceva honest as a Dutch, cioè onesto come un tedesco, non come un olandese, che è quella corruzione di tedesco, ma per dire quanto fosse intimo il rapporto. Grazie.
Adesso diamo la parola al professor D'Onofrio, che è professore di storia contemporanea all'Università Federico II ed è un esperto di storia della Germania. Grazie. Grazie. Mi sentite? Ringrazio gli organizzatori dell'invito, il comandante di Raimondo per il cortese invito a questa tavola rotonda, a questa presentazione così interessante su un numero di una rivista famosa come Limes, tutta dedicata, non è la prima volta, alla Germania, alla situazione attuale della Germania. Uno sforzo veramente encomiabile. Mattone comunque uno sforzo notevole di offrire una visione, uno sguardo a 360 gradi sulla situazione attuale della Germania, cercando, come espresso e emerso dall'editoriale, di superare degli stereotipi, dei luoghi comuni, delle visioni deformanti della Germania. Ma detto questo, vorrei un po' anche fare delle critiche ed entrare un po' nel merito di alcuni aspetti della rivista, proprio perché è una rivista bella, che insomma, è importante come Limes, però nel momento stesso in cui annuncia di voler superare alcune visioni parziali della Germania, secondo me in alcuni aspetti e anche in alcune impostazioni rischia dei fraintendimenti, rischia in qualche modo il pericolo di dare il fianco a fraintendimenti e interpretazioni che in qualche modo incorrono nuovamente in una visione in qualche modo di storia particolare della Germania, di Sonderweg, appunto di questa storia particolare che ormai è obsoleta tra gli storici ed è stata messa in discussione perché ogni Stato ha una storia particolare, e che con un uso linguistico che qualche volta è tra le righe negli articoli o anche nella presentazione di alcune cartine, in cui qualche volta sono rimasto perplesso nella presentazione, possono ingenerarsi dei fraintendimenti. Dei fraintendimenti che in qualche modo, ripeto, possono portare nuovamente a dare il fianco a una cultura del sospetto verso la Germania, no? Questa cultura del pericolo o del sospetto di una Germania che ha delle mire, no? Dietro a certe strategie politiche, e che si trova in qualche modo in una situazione sempre scomoda per certi versi, tra l'incudine e il martello, perché da una parte in virtù della sua forza economica le viene chiesto di prendersi la responsabilità di assumere una leadership in ambito europeo, anche di guida, nel momento in cui tenta di farlo le cadono addosso e diventa oggetto di mille critiche, perché appunto per le sue tendenze imperialistiche, le sue tendenze aggressive, e per questa sua sindrome del Schulmeister, no? Del maestro di scuola che in qualche modo dice cosa fare e cosa non fare. E appunto, un esempio, mi sono chiesto perché una delle cartine ha, forse poi da quello che lei ha detto l'ho capito meglio, ma dopo che lei l'ha spiegato, una cartina in cui si parla di pseudo impero tedesco. Mi chiedevo perché usare nuovamente la parola impero, no? Questa parola che ingenera tanti equivoci, no? Che è stata ahimè troppo utilizzata, anche si parlava della riunificazione, no? Ci ricordiamo tutti delle riviste, delle prime pagine di riviste che rivedevano una Europa imperiale germanizzata con l'elmetto chiodato puntato sull'Europa. Nulla di tutte queste sciocchezze si sono verificate. Certamente la storia della Germania è una storia particolare, come lo è la storia della Francia, la storia dell'Italia, certamente con una sua particolarità, che ha vissuto una divisione
che ha vissuto una storia di riunificazione attuale, che ha per certi versi anche politicamente particolare, in 70 anni ha avuto 8 cancellieri. L'Italia in 70 anni ha avuto 29 avvicinamenti di presidenti di consiglio, quindi in qualche modo anche questo sta una stabilità della Germania, ma comunque, ripeto, è il pericolo è in qualche modo di dare il verso a una cultura del sospetto che un amico mi ha portato qualche giorno fa un libro trovato su una bancarella a Portalba di uno scrittore, di uno storico, pseudo storico, Giovanni Prezioni, del 1916. La Germania alla conquista dell'Italia, con una introduzione di un importante economista, Maffeo Pantaleoni, in cui si parla dell'ingresso della Germania nell'Italia, prende il possesso delle banche, dell'industria italiana, fino anche della marina mercantile italiana. Quindi una cultura della germanofobia, del sospetto, no? Della cospirazione tedesca, che ahimè noi sappiamo quanto sia attuale. Invece rispetto a questo vorrei citare due libri che sono stati recentemente pubblicati proprio da giovani storici nostri della Campania, e i cui autori proprio sono qui in sala, di Beatrice Benocci, sulla Germania necessaria, l'emergere di una leading power tra potenza economica e modello culturale, che è stato pubblicato nel 2017, e un altro libro invece proprio sui rapporti tra Italia e Germania, l'alleato naturale, che abbiamo presentato insieme agli amici del Goethe, l'alleato naturale, i rapporti tra Italia e Germania occidentale dopo la seconda guerra mondiale, 1945-55, di Filippo Triola, che scandaglia proprio questo momento particolarmente delicato del ritorno dei rapporti tra Italia e Germania dopo la seconda guerra mondiale. Un rapporto che in qualche modo lega tutta l'Italia, e qui di nuovo una piccola critica. Io vedo una cartina e Limes, e l'apparato delle cartine è un fiore all'occhiello di Limes, è sempre stato da me molto apprezzato proprio per queste belle cartine esemplificative. C'è una cartina sul Limes tedesco che stranamente si ferma all'Italia centro-settentrionale, in cui si in qualche modo devono evincere i rapporti e le relazioni tra i tedeschi e l'Italia, e si ferma tutto secondo una linea del centro Italia o quella dell'Italia settentrionale. Capisco bene i rapporti economici e il ruolo centrale della Lombardia, del milanese. Sappiamo benissimo che a Milano c'è tuttora un console generale, a noi ce l'hanno scippato il console generale tedesco. Dico noi perché mi trovo anche in qualche modo nella curiosa situazione di essere qui anche come napoletano tedesco, avendo le due nazionalità, e quindi capisco l'aspetto economico, che può essere certamente avere la sua centralità nell'Italia settentrionale, ma lo capisco quando si parla del turismo e si individuano dei centri turistici nell'Italia centro settentrionale, e non si parli dell'Italia meridionale, del napoletano, cioè Ischia dove è finita, insomma, che è una colonia tedesca per antonomasia, no? Per certi versi, o dei legami culturali, storici, culturali, che hanno legato sempre e legano Napoli e la Campania e l'Italia meridionale con la Germania. Quindi anche qui mi sembra un po' di non capire bene certe e della pericolosità di certe impostazioni o di certe Detto questo, voglio invece concentrarmi più precisamente partendo da un articolo, che è quello di Miran Peluffo, sui rapporti dei tedeschi, cosa che ha accennato già anche la collega Morlicchio, con la loro storia. Miran Peluffo presenta una, sostanzialmente, cerca di presentare una
diversità di trattazione nei manuali storici, appunto di alcuni avvenimenti storici a seconda della diversità regionale. Le prende tre regioni, la Baviera, il Nordrhein-Westfalia e il Sachsen-Anhalt, la Sassonia-Anhalt, in cui dimostra, quindi la Sassonia-Anhalt come esempio della Germania, dell'ex Germania democratica, della DDR, della Germania orientale, cercando di dimostrare come ci siano differenze regionali in cui a seconda vengono trattate in modo diverso, emergano rispetto alla storia di Bismarck, alla storia della Seconda Guerra Mondiale, alla storia dei profughi tedeschi, diversità di trattazione. Devo dire che anche lì sono rimasto un po' perplesso rispetto alla impostazione, alla tesi che vuole dimostrare la Peluffo, ma all'esiguità del campione, tre manuali su tre regioni, su 16 Bundesländer, partendo dal presupposto che gli autori dei manuali siano legati a precise direttive dei ministeri, dei Länder. Noi sappiamo che, lo mette anche giustamente in evidenza la Peluffo, che l'ambito universitario scolastico dipende in Germania dai Länder, dalle regioni, ma non è affatto detto che un autore di un manuale venga, insomma, disidetti che cosa debba fare dal ministero regionale. Credo che questa cosa non avvenga affatto in Germania, che, come succede anche in Italia, i manuali vengono scritti secondo le interpretazioni e le impostazioni degli autori o dei gruppi d'autore. Tra l'altro la scelta di manuali, questo me l'ha detto una collega tedesca, viene fatta dalle scuole, e niente vieta che un manuale che viene impostato in Baviera non venga utilizzato anche nel Brandeburgo, teoricamente. Detto questo, però è certamente molto interessante il voler in qualche modo concentrarsi su questo rapporto dei tedeschi con la Germania, con la storia, dei tedeschi con la storia, scusate, un rapporto molto, molto differenziato, molto complicato, è stato detto più volte. Io qui smusserei un po' quanto è stato detto prima, perché io interpreto questo secondo delle categorie storiche che non coincidono sempre con quelle geopolitiche, e quindi non calcherei troppo in questa dimensione americana della Germania, di un impero, di una provincia dell'impero americano, che mi sembra a volte estremamente forzata. Lo dico da storico, e l'ho visto anche nell'interessante intervista a Andreas Bierschin, che viene presentato nella rivista. Andreas Bierschin è il direttore dell'Institut für Zeitgeschichte, dell'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, uno dei più importanti istituti di storia contemporanea, in cui Lucio Caracciolo in qualche modo incalza Bierschin quando gli chiede ma questa costituzione tedesca, questo Grundgesetz, no, che viene fatto nel 49 sotto dettatura americana, no, o comunque sotto spinta americana, Bierschin dice no, qui il Grundgesetz è stato fatto dai eredi della democrazia weimariana, sono quelli che hanno ispirato, certamente ci sono state dettami anche da parte degli occupanti, ed era inevitabile, ma chi ha ispirato sono i principi della sostanzialmente i principi della democrazia weimariana. Quindi io lì sarei più cauto. Per quanto riguarda questo confronto, è un confronto complesso, un confronto che vede due culture per certi versi, quella della Germania orientale, che ha fatto un percorso diverso, l'ha accennato Elda prima, che non ha fatto i conti con il proprio passato, in cui è stato tabuizzato in passato quello col nazismo, perché la Germania orientale, la DDR, si definiva anti-nazista, e quindi non è stata fatta una vera elaborazione della storia, anche rispetto ai profughi tedeschi, ai 12-14 milioni di profughi tedeschi che dalle ex regioni orientali e dagli stati dell'Europa centro-orientale vengono espulsi e fuggono perché facenti parte delle comunità germanofone dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia. In Germania orientale a un certo punto degli anni 50 non se ne prende più atto, si parla di Umsiedler, di coloro che hanno semplicemente fatto un trasferimento, no? Senza individuarne più la specificità. Quindi è una, certamente bisogna tener conto di questo, di 40 anni in cui c'è una dimensione diversa del rapporto con la propria storia, rispetto a una Germania occidentale che fa, appunto, Elda ha parlato di
Vergangenheitsbewältigung, che viene chiaramente anticipata dalla Vergangenheitsverarbeitung, cioè dalla elaborazione della storia, che a livello scientifico è stata fatta abbastanza precocemente in Germania da un gruppo di studiosi, di storici che a torto collo vengono confrontati con la storia del nazismo, che inevitabilmente è l'elemento con cui i tedeschi ancora oggi maggiormente si confrontano. Ed è un confronto chiaramente difficile, difficile perché poi non sempre corrispondono i percorsi della ricerca storiografica con quella che poi è la coscienza storica dell'opinione pubblica. Coscienza storica che è venuta più a rilento rispetto al nazismo. Si parlava, anche lì Elda ha precisato, il 68. Il 68 è stato il momento in cui i giovani tedeschi, la generazione giovane, chiede alla generazione dei genitori, dei nonni, di raccontare, di rompere questo silenzio, no, imbarazzante verso il passato nazista. Quindi è un momento importante che non esiste negli altri 68 europei. Così come dicono gli storici ormai, la presa di coscienza dell'entità dell'Olocausto avviene non attraverso le ricerche storiche in Germania, ma attraverso un film, un telefilm americano, Holocaust, che viene trasmesso nel 1979 in puntate alla TV pubblica tedesca, e lì i tedeschi occidentali si rendono conto di quello che è stato l'Olocausto, e da lì inizia una presa di coscienza forte, critica da parte dei tedeschi, che in qualche modo poi si sviluppa anche con coraggiosi atti, no, di elaborazione di questa storia, che avvengono attraverso delle mostre itineranti. Mostre itineranti di cui una delle più importanti è quella sui crimini della Wehrmacht nel 95-90, che sono due mostre itineranti dal 95 al 98 e dal 2001 al 2004. Mostre che hanno un successo enorme. La prima mostra interessa 34 città tedesche e austriache con 900.000 visitatori, la seconda mostra 13 città con circa 450.000 visitatori. È una mostra che rompe l'ultimo elemento a cui si aggrappavano quei tedeschi, dicendo che almeno l'esercito non aveva commesso quelle stragi, quegli aspetti così drammatici e criminali. Invece questa mostra con delle foto metteva in risalto anche l'intervento di una parte dell'esercito sul fronte orientale, sul fronte russo, in queste stragi, chiaramente non di tutto, però anche questo. Quindi i tedeschi sono stati confrontati, volendo o non volendo, con la loro storia, e hanno dovuto elaborarla. Immaginatevi in Italia una cosa del genere, sarebbe secondo me ancora impensabile o impossibile. E vorrei finire qui per dimostrare anche, e questo è stato fatto in tutta la Germania, nella parte orientale della Germania e nella parte occidentale, così come tra il 2004 e il 2006 sono state fatte due mostre sui profughi, no? Sulle migrazioni, sui profughi, che è stato per lungo tempo un tema anche lì molto difficile per la Germania, perché metteva in evidenza il loro ruolo di offa, di vittime, no? Come si può parlare dei tedeschi come vittime se sono innanzitutto i carnefici? Però anche lì si è fatto un'azione di educazione storica che ha portato in qualche modo oggi a un confronto più disinvolto e molto maturo e molto critico di una buona parte della Germania con la propria storia. E volevo finire ricordando cosa che viene fatta nell'articolo di Andreas Virschi, nell'intervista con Lucio Caracciolo, di una mozione dell'Historical Verband, cioè del comitato degli storici tedeschi, che ha sentito il bisogno nei suoi congressi periodici il 27 settembre del 2017 a Münster di fare una mozione. Come storici hanno sentito il dovere di fare una mozione per in qualche modo mettere in risalto e mettere in evidenza i pericoli di un imbarbarimento culturale e linguistico politico che sta avvenendo in Germania, e che chiaramente con un riferimento indiretto al populismo dell'Alternative für Deutschland. E questo è significativo, come un gruppo di storici faccia una mozione pubblica che in qualche modo
presenti questi pericoli e in qualche modo riporti i valori democratici della Costituzione in un contesto europeo. Grazie. Soprattutto anche di metodo, perché appunto essendo un universitario il problema del metodo che è anche importante. Adesso do la parola all'ultimo nostro invitato, che è la professoressa Maria Carmen Morese, che è la direttrice dell'Istituto di Diritto di Napoli. Buonasera, buonasera a tutti, e grazie per l'invito agli organizzatori, al presidente di Raimondo e al professor Capasso. Un grazie a tutti i relatori, ho la fortuna di essere l'ultima, quindi ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi e un ringraziamento anche al pubblico, perché venire qui ad ascoltare, a interessarsi a cosa, essere incuriositi della rivista, essere Germania, non può che farmi felice, non può che farmi provare una profonda gioia come direttrice del Goethe Institute. E quindi un ringraziamento a voi che ascolterete adesso anche il mio ultimo intervento. Giusto, mi è stato chiesto di parlare del ruolo del Goethe Institute nel mondo e in Europa e volevo dire solo dare un grandissimo apprezzamento allo sforzo che avete fatto, all'impegno, all'energia che avete investito in questa rivista, perché che consiglio effettivamente al pubblico caldamente di acquistare di leggere. Perché? Perché anche per non addetti ai lavori, diciamo, perché anche ovviamente io sono Germania ogni giorno, perché faccio promozione della lingua e della cultura tedesca ogni giorno, ogni minuto. E questa rivista è illuminante su alcuni aspetti della politica internazionale e era definita un mattone su cui costruire qualcosa, su cui costruire la nostra sapienza, saggezza di che cos'è l'Europa oggi, e anche regalarsi il tempo di vedere che cos'è l'Europa, di regalarsi il tempo di leggere questi articoli. Questo è quello che potrei commuovermi, il mio ruolo e in modo particolare vi consiglio, per chi si interessa di cultura, di libri, di giornali, vi consiglio in modo particolare di leggere l'intervista a Jochen Kubitschek, editore intellettuale che è un po' l'eminenza grigia della destra tedesca, dell'Alternative für Deutschland, molto interessante vedere come lui, posso dire da autrice, da scrittrice, manipola i concetti della democrazia, e qui è veramente molto affascinante, quindi anche le cartine. E mi ha molto, ho seguito con grande attenzione adesso la discussione, ovviamente è bello il dialogo, perché adesso parlerò proprio del dialogo, del confronto, dell'ascoltare prospettive diverse, che è quello che abbiamo fatto ora. Sì, vediamo magari la prima slide. Il nostro logo è legato a questo claim, Sprache, Kultur, Deutschland, lingua, cultura, Germania. Non so quanti conoscete il Goethe Institute. Sapete quindi questo posso lo sorvolo velocemente, ho già detto, facciamo promozione linguistica, quindi abbiamo i corsi di lingua con i nostri insegnanti altamente qualificati, tutti certificati, vi ho portato per chi dovesse interessare anche i nostri